È il colonnello Riccardo Barbera, il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Pescara. 45enne, viene da Aprilia e sostituisce Edoardo Gambardella, che assumerà un incarico nella DIA. È una città, è una provincia che conoscevo poco, ma sto imparando man mano ad apprezzare. E il nostro compito è proprio preservarla, preservare questa città e questa provincia da qualsiasi tipo di infiltrazione criminale. È una città, è un territorio molto vivo, economicamente in grande evoluzione, quindi noi dobbiamo fare attenzione e noi dobbiamo garantire alla società civile il rispetto delle regole, quindi noi dobbiamo mettere la società civile nelle condizioni di evolversi e di crescere, e quindi noi dobbiamo comunque andare a fermare queste infiltrazioni che in ogni territorio così ricco sono sempre più preoccupanti. Negli ultimi 21 anni io ho avuto incarichi esclusivamente in comandi territoriali, per lo più incarichi al comando di reparti investigativi. Quindi ho fatto brevemente Bari, ho fatto Palermo, sono stato a Cosenza e cercherò di portare la mia esperienza al servizio di questa città, di questa provincia, di questa comunità. Presentata anche il capitano Monica Dallari, 33enne romana, che dopo l'esperienza nella provincia di Arezzo è ora il nuovo comandante della Compagnia di Pescara.